Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale. Oggi la dedichiamo alla vicenda legata all'emigrazione di Gela, Niscemi e Piazza Armerina alla città metropolitana di Catania. È stato scelto il primo degli avvocati che farà parte del pool di legali che seguirà i comuni coinvolti nelle variazioni territoriali. È l'ex assessore regionale Gaetano Armao, docente di diritto amministrativo e contabilità pubblica all'Università di Palermo. Vediamo. È Gaetano Armao, il primo professionista che farà parte del pool di avvocati che seguirà i comuni coinvolti nelle variazioni territoriali. Armao è docente di diritto amministrativo e contabilità pubblica all'Università di Palermo, nonché di diritto dell'economia all'Universitas Mercatorum Roma, avvocato cassazionista con studi associato a Palermo e Roma, socio di una società londinese e dell'Associazione Italiana Diritto Urbanistico e Giuristi per le Isole, e anche presidente del Consorzio Universitario di Agrigento. Lo hanno individuato il Comitato per lo sviluppo dell'area gelese, il Comitato Pro Referendum di Piazza Armerina, quello per i liberi consorzi di Niscemi e la Consulta di Niscemi. Armao è stato già consulente del Consiglio d'Europa, della Commissione bicamerale antimafia, dei governi nazionale e regionale e oggi fa parte della Commissione bicamerale per le questioni regionali. È stato per 3 volte assessore della Regione siciliana. Avevamo promesso battaglia all'Assemblea regionale per la decisione di non far passare Gela, Piazza Armerina e Niscemi alla città metropolitana di Catania, e questa battaglia la stiamo portando avanti. Ovviamente dovremmo rivolgerci al TAR per avere diritto a ciò che i gelesi, i piazzesi e i niscemesi hanno scelto, e lo faremo attraverso un pool di avvocati che sarà di primo ordine. Appunto, il primo avvocato che abbiamo contattato, che ha accettato di seguire questa vicenda, è il professore Gaetano Armao. Parliamo di un professore conosciuto in tutta Italia, molto capace e appunto conosce a fondo anche l'argomento inerente ai liberi consorzi. La scelta è stata fatta di concerto con l'amministrazione di Gela, adesso aspetteremo le altre amministrazioni per conoscere anche i nomi degli altri professori che a breve renderemo noti. Si è lavorato in questi mesi, si sta ancora lavorando, per preparare il miglior piano a difesa delle volontà espresse dai consigli comunali e cittadini di quest'area, rispettando la giusta tempistica. Gela, Piazza Armerina e Niscemi vogliono andare a Catania e lo hanno ampiamente dimostrato attraverso il referendum. Le date lanciate da alcuni gruppi in questi giorni di un'eventuale scadenza di presentazione del ricorso sono sbagliate, sono false. E non si fa altro che mettere discordia tra la popolazione su un argomento che è ben chiaro, che finora è stato condotto appunto da questi comitati in maniera eccellente, non sbagliando nessuna mossa. La prossima mossa sarà appunto quella del TAR e lì ribalteremo un risultato in maniera democratica e faremo vedere alla regione siciliana come democraticamente i cittadini hanno il diritto di scegliere ciò che vogliono. La pagina della cronaca giudiziaria: arrestato dalla polizia di Gela un minorenne egiziano accusato di sequestro di persona. Il giovane ospite della comunità Maya in via Modena 31 a Gela avrebbe chiuso in una stanza la psicologa in servizio presso la stessa comunità, l'educatrice ed un altro minore di origine pakistana. A chiedere aiuto agli agenti è stata un'assistente sociale in servizio nella struttura. Secondo l'accusa, il ragazzo, un 17enne, pretendeva una somma di denaro, il cosiddetto pocket money, che in genere i responsabili consegnano agli ospiti minori, e al loro rifiuto avrebbe reagito colpendo con calci e pugni gli arredi della comunità. Gli agenti, coordinati dal commissario capo Laura Romano, cogliendo un momento di distrazione dell'egiziano, sono riusciti a recuperare le chiavi della porta che una delle due donne sequestrate nel frattempo aveva gettato dal balcone. Il minore, dopo le formalità di rito, è stato trasferito all'istituto penitenziario minorile di Caltanissetta a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Cambiamo argomento: screening della vista gratuito a Gela in occasione della giornata mondiale della vista. Grazie alla sezione provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus di Caltanissetta, che mette a disposizione un oculista e una unità oftalmica, le visite oculistiche gratuite potranno essere effettuate oggi, domani e giovedì 13 ottobre. L'obiettivo è quello della sensibilizzazione e del controllo periodico della salute degli occhi. Lo screening oculistico sarà rivolto in orario scolastico agli studenti del liceo scientifico Elio Vittorini. Nel pomeriggio l'unità si sposterà in piazza Umberto I, dove dalle 15:30 alle 19 l'intera cittadinanza potrà effettuare lo screening.
11 parti civili ammesse, 8 escluse, è la decisione del Tribunale Monocratico di Caltagirone nel processo ad un dirigente della regione siciliana e a 6 imprenditori accusati di abusivismo edilizio e violazione della legge ambientale per la costruzione a Niscemi del MUOS, il sistema di telecomunicazione militare statunitense. Dal fascicolo è stata stralciata la posizione di un cittadino statunitense, non un militare ma un civile, Mark Galsinger, nei confronti del quale procede l'autorità giudiziaria americana. Le parti civili ammesse sono l'associazione antimafia Rita Tria, Lega Ambiente, Arci, WWF, Comitato Nomuos, il professor Giuseppe Maida, Circolo Piazza Ambiente, Codacons, Codici Ollus, Codici Sicilia e il comune di Niscemi. Anche la regione sarà presente come responsabile civile nel processo. Gli imputati sono l'ex dirigente dell'assessorato regionale territorio e ambiente Giovanni Arnone, il presidente della Gemmo Spa Mauro Gemmo e Adriana Parisi, responsabile della LAGECO, società che hanno costituito l'ATI Team MUOS Niscemi, vincitrice della gara del 26 aprile del 2007. Il direttore dei lavori, Giuseppe Leonardi, è titolare di 3 imprese che hanno lavorato in subappalto: Concetta Valenti della Calcestruzzi Piazza SRL, Carmelo Puglisi della PB Costruzioni e Maria Rita Condorelli della CR Impianti SRL. Secondo l'accusa, sostenuta dal procuratore di Caltagirone Giuseppe Verzera, avrebbero realizzato l'impianto senza la prescritta autorizzazione assunta legittimamente o in difformità da essa ed avrebbero eseguito e facevano eseguire i lavori per la realizzazione del MUOS insistenti su beni paesaggistici all'interno della riserva orientata denominata Sughereta di Niscemi in zona A di inedificabilità assoluta in un sito di interesse comunitario. Il processo è stato aggiornato al 12 gennaio del 2017. Nell'anno santo della misericordia presso la chiesa di Sant'Agostino di Gela saranno presenti sabato 15 e domenica 16 ottobre le reliquie insigne di Santa Rita provenienti dal santuario di Cascia. Il reliquario in questo anno sta visitando le chiese dove è presente la devozione alla santa delle cose impossibili. Le reliquie arriveranno sabato alle 16.30 presso la piccola casa della misericordia, istituto Regina Margherita. Seguirà il breve pellegrinaggio giubilare verso la chiesa di Sant'Agostino. Alle 18 si terrà la solenne celebrazione eucaristica presieduta da Don Antonio Rivoli, vicario generale della diocesi di Piazza Armerina, e alle 20.30 una veglia di preghiera animata dai giovani che sarà presieduta da Don Lino Di Dio, rettore della chiesa. Domenica 16 alle 9 la celebrazione eucaristica e alle 11.30 il rosario in onore di Santa Rita e la supplica con il congedo. Dopo ogni funzione liturgica sarà possibile venerare la reliquia della Santa di Cascia, esempio di misericordia e di perdono. Annuale conferenza diocesana del servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa si svolgerà sabato 15 ottobre alle 9.30 nella sala riunioni del Museo Diocesano di Piazza Armerina di fronte alla Cattedrale. L'incontro, che sarà presieduto dal Vescovo Monsignor Rosario Gisana, permetterà di comunicare i risultati ottenuti nello scorso anno e dibattere delle azioni da concordare e da intraprendere. Lo comunica l'incaricato diocesano Orazio Ciacia. I nissegni rispondono positivamente ai progetti che puntano alla solidarietà. Questo sabato, infatti, molti cittadini hanno dato il loro contributo per la raccolta alimentare, organizzata dal Comitato di Caltanissetta della Croce Rossa Italiana, dal titolo Aiutaci ad aiutare. Un'iniziativa questa che si svolge a pochi giorni di distanza da un altro evento a scopo benefico, organizzato dallo stesso Comitato Nisseno, ed in particolare un torneo di burraco presso il centro polivalente Michele Abate. Numerosi volontari della Croce Rossa presenti davanti ad alcuni supermercati della città l'8 ottobre. Latte a lunga conservazione, biscotti, pannolini, omogenizzati, prodotti per l'igiene, pasta e formaggi sono alcuni degli alimenti richiesti per contribuire alla buona riuscita di un'iniziativa a sostegno di chi si trova in difficoltà.
Il bisogno è tanto qui a Caltanissetta, le richieste di intervento a Croce Rossa Italiana sono quotidiane e sempre più numerose. La necessità nasce dal fatto che i viveri che vengono consegnati alla Comunità Europea e quindi all'AGEA non sono sufficienti a poter soddisfare tutte le richieste. E quindi chiediamo ai cittadini nisseni di poterci dare una mano acquistando prodotti, in particolare prodotti per bambini, proprio perché la Comunità Europea attraverso l'AGEA non li fornisce e quindi abbiamo questa esigenza da dover soddisfare. Devo dire che è un bilancio abbastanza positivo perché i nisseni per l'ennesima volta rispondono a queste iniziative solidali che anche Croce Rossa, ma che fanno anche altre associazioni, ma è importante poter aderire anche con poco, anche con pochi alimenti che possono essere omogenizzati, pasta o latte, perché diventano molto utili nel concreto e nell'unione con tutte le necessità che ci sono per poter essere efficaci nel territorio. Caltanissetta vanta all'incirca 160 volontari, oggi abbiamo in servizio 30 volontari tra mattina e pomeriggio che si dedicano sia ai magazzini che alla raccolta all'interno dei supermercati. Gela è stata scelta come sede del convegno scientifico sulle patologie rare del sangue. Ne dà notizia l'AIPAM, l'Associazione Italiana Pazienti con Malattie Mieloproliferative, presieduta in città da Giacomo Giurato. Obiettivo di questa realtà è quello di aumentare le opportunità di ricerca scientifica sulla causa e la cura della mielofibrosi, di divulgare la conoscenza della malattia fra i pazienti e i medici e di promuovere un'assistenza adeguata ai malati e alle loro famiglie. L'iniziativa è il patrocinio dell'Assemblea regionale siciliana, della Regione Siciliana e del Comune di Gela e costituisce una vetrina internazionale per la città del Golfo. L'appuntamento per il 15 ottobre alle 18 nella sala congressi della Sicania Resort. Il giorno dopo, domenica 16, è prevista una tappa a Gela con una visita guidata presso i siti archeologici delle mura Timoleontè, del Museo regionale e dei bagni greci. Un campo scuola dedicato a tutte le persone che soffrono di diabete, ai loro familiari e ai loro amici. È organizzato dall'ADE, Associazione Diabetici Eschilo, presieduta da Giuseppe Curatolo. Si terrà da venerdì 14 a domenica 16 ottobre presso il villaggio turistico Sicania Resort. Gli incontri inizieranno venerdì alle 16:30 e termineranno domenica alle 17:30. Diversi gli esperti in funzione di docenti per le singole competenze che prenderanno parte alla 3 giorni di incontri. Incontri, prevista anche la partecipazione del presidente della Casa del Volontariato di Gela. Chi è interessato a partecipare può contattare il 393 3748 604. Fai la cosa giusta. Mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, martedì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione la carta e o i cartoni ben piegati e impilati. Conferire giornali, quotidiani e riviste, libri e quaderni privati da altri materiali, fotocopie e fogli usati, imballaggi in cartone, cartoni per pizza solo se puliti, contenitori in Tetra Pak vuoti, privati dei tappi, lavati e scolati, scatole per alimenti e non, buste, sacchetti zucchero e farina, shopper in carta, tovaglie in carta non unte. Depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Siamo ritornati, seconda parte del telegiornale. Anche quest'anno la pubblica assistenza Pro Civis, Protezione Civile, organizza un corso per soccorritori di livello avanzato per il servizio sulle ambulanze. È possibile recarsi presso la sede di Via Ossidiana 23 per iscriversi e avere informazioni in merito alla formazione per essere abilitati al servizio di soccorritore sulle ambulanze. Il corso si svolgerà il martedì al giovedì dalle 19 alle 21. Sono 40 gli appuntamenti previsti e 70
75 le ore di tirocinio obbligatorie. Le lezioni saranno tenute da personale medico, paramedico e da soccorritori esperti. Il corso comprenderà lezioni teoriche, pratiche e un periodo di tirocinio. La Segreteria della Pubblica Assistenza Procivis è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20. Per informazioni è possibile contattare anche la centrale operativa allo 0933 93 83 12 oppure inviando un'email a p.a.procivis@tiscali.it. Sarà presentato venerdì 14 ottobre alle 18 nella Biblioteca Comunale di Via Butera 1 a Gela il libro Mylen, una verità nascosta di Lorenzo Marotta. L'iniziativa è della libreria Mondadori in collaborazione con il Comune. Anche quest'anno numerosi bambini, giovani e adulti hanno partecipato alla maratona non agonistica di solidarietà Corri con me, svoltasi questa domenica 9 ottobre in piazza Garibaldi. La manifestazione, giunta alla sua sesta edizione, è stata organizzata dall'Associazione Italiana Persone Down Onlus di Caltanissetta. Un'iniziativa questa in cui l'integrazione si unisce al divertimento, spensieratezza e socializzazione. L'IPD si impegna dal 1979 per la tutela dei diritti delle persone con la sindrome di Down. Si occupa di sensibilizzazione e di informazione. Sono presenti in tutta Italia delle sezioni e per l'esattezza 43. La sezione Nissena nasce nel 2005. L'obiettivo è quello di promuovere l'integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con sindrome di Down. Diverse le attività che l'associazione svolge sul territorio, come ad esempio le campagne di sensibilizzazione e i corsi di educazione all'autonomia per adulti e bambini. L'evento che noi continuiamo a proporre ogni anno con grande entusiasmo sta raggiungendo sempre più la cittadinanza. La dimostrazione viene dal fatto che oggi abbiamo una presenza notevole qua in piazza, sia come iscritti, perché abbiamo già raggiunto o superato i 200 iscritti, e sia come popolazione in genere, perché la piazza è piena, quindi contiamo una presenza di almeno 800 persone. E questo ci aiuta molto nel riuscire a trasmettere il nostro messaggio di integrazione tra le persone diversamente abili e anche persone di altre nazionalità. E in mezzo alle persone abbiamo visto anche marocchini, rumeni, quindi una popolazione molto variegata che sta partecipando con gioia e con allegria a questo evento. Noi attualmente, oltre alle manifestazioni che portiamo avanti, abbiamo in attivo due corsi di autonomia, un corso per preadolescenti e un corso per adolescenti e adulti. E adesso parliamo di calcio. Dopo la sconfitta rimediata in casa con Ligia Virtus, il Gela non si abbatte. Domenica prossima in Calabria col Castrovillari l'obiettivo è ritornare a conquistare punti. Lo dice il direttore sportivo del club biancazzurro Giovanni Martello. Una sconfitta che brucia. Rivedendo il film della partita di domenica scorsa, il Gela non meritava assolutamente di perdere per quanto costruito, soprattutto nel primo tempo. Ma si sa, il calcio è così. Vince chi la mette dentro. E la capolista Igea Virtus, sotto questo aspetto, è stata semplicemente spietata. Cinismo allo stato puro. Due tiri, due gol. In casa biancazzurra si tratta del primo KO in questa stagione. Una battuta d'arresto però che deve dare la carica giusta per non ricadere negli stessi errori. Domenica purtroppo abbiamo subito questa battuta d'arresto, però dobbiamo essere estremamente contenti di quello che i ragazzi stanno facendo. Abbiamo disputato, a mio giudizio, un'ottima gara e rientra in quelle gare che l'imponderabile del calcio riserva una o due volte l'anno. E fin quando vedo giocare così la squadra, lottare e approcciare in questa maniera la gara, io sono abbastanza tranquillo. È chiaro che non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo assolutamente migliorare.
Già da oggi ci rimboccheremo le maniche, riprenderemo la preparazione, sperando e cercando con tutte le nostre forze di andarci a prendere questi 3 punti persi domenica a Castrovillari. Domenica si gioca a Castrovillari e in terra calabrese Nassi e compagni devono ricominciare a fare punti. Tutti i campi noi andiamo per fare punti, fino adesso stiamo facendo bene, mi ripeto, ma è un concetto a me molto caro. Io fin quando vedrò giocare con questa intensità, con queste belle trame di gioco, ma soprattutto con questa voglia e questo attaccamento, sono convinto e sono certo che questa squadra può fare bene, molto bene quest'anno. Vedere quasi 3.000 spettatori allo stadio per una partita di Serie D è quasi un record. E vedere gli stessi 3.000 tifosi che alla fine, nonostante la sconfitta, applaudono i propri beniamini è un'istantanea che ricorderemo a lungo. Questo è un aspetto veramente molto importante che dimostra la maturità del pubblico gelese. L'ho detto io già a fine partita, è chiaro che ci siamo rimasti male chiaramente per noi, per il proseguo del campionato, per la partita così importante, ma siamo rimasti male soprattutto per non aver dato gioia a questi splendidi tifosi, però è motivo di grande orgoglio uscire sconfitti dal campo tra gli applausi. Questo vuol dire che la gente ha capito, capisce con quale voglia la squadra gioca e con quale dimostrazione di attaccamento alla maglia hanno i ragazzi. Si svolgerà venerdì 14 ottobre alle 9.30 l'ottava edizione Corri nel Parco di Montelungo, promossa dall'Associazione Green Sport di Giuseppe Veletti. Si tratta di una corsa promozionale ludico-ricreativa che coinvolgerà centinaia di bambini delle scuole con l'intento di promuovere l'attività motoria all'aperto. Parte del ricavato delle edizioni sarà devoluto all'UNICEF, saranno presenti anche il Corpo Forestale e la Croce Rossa. Appuntamento col cinema L'Antidoto di Gela. Da giovedì 13 ottobre sarà proiettato il film Go With Me. Sono due gli orari della programmazione, 19.30 e 21.30. Abbiamo concluso anche per oggi. Grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni.